Ciao a tutti, mi chiamo Nicolò, ho 24 anni e da 4 anni faccio lavoro in un orfanotrofio in India e ora in un campo profughi in Grecia. Nicolò è un esempio, mi è piaciuto già in rete, quando l'ho conosciuto in rete, perché è un esempio di qualcuno che è entrato nella sua missione. Ci è entrato naturalmente, probabilmente senza, anzi sicuramente senza aver letto grandi testi né di filosofia né di esoterismo. Per lui la missione è stata qualcosa di naturale, qualcosa che viene dal cuore, come dovrebbe essere una missione. E quindi il suo cammino è stato una conseguenza dell'aver sentito qualcosa, dell'aver sentito un richiamo dentro il cuore. E la famosa chiamata, quella che in altri ambiti, sia quello più spirituale che religioso, viene chiamata come la rivelazione, la chiamata, il momento in cui vedi che devi fare una certa cosa e che quella cosa deve essere fatta e tu sei la persona migliore per farla. Viviamo in una società dove si pensa di essere nati a caso, c'è proprio la filosofia del caso, per cui l'universo è nato a caso e se l'universo è nato a caso allora anche la mia vita è a caso. Per una novantina d'anni, quando va bene, devo cercare di cavarmela, in qualche modo devo trovare un lavoro per guadagnarmi da vivere, devo cercare di divertirmi il più possibile, se riesco magari anche a fare qualche figlio, se no non importa, faccio una vita da single, però l'importante è che mi diverto, conosco, come dice il trentenne medio oggi, il trentenne quarantenne, devo cercare di divertirmi, conoscere il mondo, viaggiare e basta, è questo. E la mia vita a caso è finita. E invece non è così, la vita è di chiunque. Poi c'è chi lo scopre prima, chi lo scopre dopo, chi non lo scopre, non importa. Però nasciamo con uno scopo, lo scopo viene prima di noi, non viene dopo. Lo scopo non è qualcosa che trovo, è lo scopo che trova me. È lui che ci prende per mano, proprio infila una mano nel nostro petto e tira fuori qualcosa. Perché lo scopo viene prima di noi. Un'anima, una persona con dentro un'anima, è uno scopo che si è fatto carne. Ed è un qualcosa che viene naturale. A un certo punto non te lo chiedi, per esempio tante persone mi chiedono, ma io non sono ancora riuscito a trovare il mio scopo, non so cosa devo fare nella vita, e ho 30 anni, 40 anni, 50 anni, anche di più. Ecco, questo qualcosa, ripeto, è lui che ti prende, quindi a un certo punto diventa indispensabile, irrinunciabile. A un certo punto prendi uno zaino e parti, a un certo punto prendi i soldi e decidi di aprire un esercizio commerciale. Fai qualcosa che ti spinge. E poi soprattutto lo senti come un dovere che non è un dovere verso qualcuno, è proprio un dovere, qualcosa che, a cui non puoi rinunciare, cioè è come se tu ti sottoponessi a una disciplina anche per riuscire a portare avanti il tuo dovere. Cioè senti che come essere umano questo dovere ce l'hai dentro, cioè nasci con quel dovere. Poi qualcuno come servizio ha di partire, lasciare l'Italia, fare qualcosa lontano, ma non è che adesso perché qualcuno fa così dobbiamo farlo tutti. Ognuno di noi ha un suo servizio. Allora ci può essere qualcuno che arriva sulla Terra e dice l'umanità deve funzionare, punto. E io da quando nasco e quando muoio farò il meglio perché funzioni. Poi magari sarò riuscito a fare solo un passo, avrò messo solo un tassello, vabbè chi se ne frega. Io da quando nasco a quando muoio ho fatto il mio dovere. Vi rendete conto di qualcuno che sul letto di morte dice ok, io ho fatto il mio dovere. E che ognuno di noi nel suo ambiente, ripeto, nel suo ambiente può fare il suo dovere. Celebrare la vita è farne il miglior uso possibile. Alcuni di voi sono sicuramente familiari con questa frase e voglio che questo sia il cardine di questa serata. Stasera vi parlerò di due missioni che sono sia mie che vostre, perché sono sicuro molte delle persone che sono qua hanno partecipato personalmente e di nuovo non è retorica, ma nulla sarebbe possibile letteralmente senza il supporto delle persone. Negli ultimi 4 anni, dal 2013 fino ad oggi ho lavorato insieme a un orfanotrofio in India che si chiama Dayavu Home. Dayavu Home è un piccolo orfanotrofio a conduzione semifamiliare nell'India del Sud. È stato aperto nel 2005 da un uomo che posso definire il mio secondo padre, Joshua. E questo orfanotrofio è così speciale perché, a differenza di tutti quegli istituti che sono giganteschi, alveari di numeri e ricettacoli di soldi, di interessi personali, questo orfanotrofio è gestito a salario zero, le persone coinvolte, almeno il direttore non riceve alcun salario,
e i 20 bambini hanno la possibilità di vivere in una vera e propria casa. Avevo 20 anni, mi sono trasferito laggiù, ho unito l'utile al dovere, che era la mia istruzione, per cui mi sono iscritto all'università in India, come sapete, e ho cominciato a lavorare con questo orfanotrofio. I miei obiettivi sono tre. Il primo è mandare i bambini a scuola, quelli piccoli a scuola, possibilmente se raccogliamo soldi a sufficienza in una scuola migliore. Per chi ha letto i libri sapete che la scuola pubblica indiana non è esattamente il posto migliore in cui crescere, la punizione corporale è all'ordine del giorno, c'è grande razzismo in India e la scuola non è un posto libero da questo fenomeno, per cui mi piacerebbe davvero mandarli in una scuola che sia degna di questo nome. Il secondo punto è l'università. Ad oggi 5 dei nostri ragazzi sono all'università in questo momento. Ora sono all'università grazie alle vostre donazioni, grazie al lavoro di anni, di costruzione, di fiducia. Uno, il sesto, si è laureato ed è stato il primo della sua famiglia, il primo della sua comunità locale ad essersi laureato. È facile provare compassione per i bambini, ma anche quando tu arrivi a 18 anni e ti trovi a dover essere cacciato da un orfanotrofio perché di fatto non puoi più stare e non hai un'istruzione, questo vanifica tutti gli anni di supporto e affetto che hai ricevuto prima, per cui è assolutamente cruciale per mandare nel mondo degli esseri umani che siano positivi, di beneficio ad altri e di beneficio a se stessi, per cui l'università è uno di quei punti di cui sono molto fiero e trovo siano molto importanti. E il terzo punto è una novità di quest'anno che spero possa cominciare nel periodo natalizio, ovvero la dieta che questi bambini seguono, essendo un posto molto povero, è molto scarsa. È davvero importante che questi bambini possano avere accesso a una dieta bilanciata, più ricca, adatta alla loro età. E poi c'è un bonus che è un sogno che carezzo da anni, ovvero una piccola biblioteca in cui questi bambini possano avere accesso alla lettura. Lavorando in India ho finanziato l'educazione di bambini dai 4 ai 20 anni, scuole, università, contribuito alla costruzione di un dormitorio, di un muro perimetrale che ha permesso il rinnovamento della licenza dell'orfanotrofio stesso, e questo è stato grazie alle donazioni di un sacco di persone, conoscenti e non, amici e non, familiari, e anche grazie ai proventi di due libri scritti appunto per raccontare la storia dei miei bambini e del mio rapporto con loro. Arrivando a concludere la mia esperienza lì, ho visto che l'orfanotrofio era un posto migliore e i bambini, i ragazzi, erano in un posto migliore qui e qui. E quindi mi sono detto, ok, come ho detto prima, ma posso farlo, sono bravo a fare questa cosa. Mi piacerebbe, voglio fare questo per molti altri bambini, molte altre persone in giro per il mondo. E così ho istituito il Change Club, che è un embrione ancora, è in stato veramente infantile, ed è un gruppo di persone qua in Italia che stanno attualmente, in questo momento, stanno organizzando eventi, stanno organizzando incontri di beneficenza, in modo che quello che è stata la mia missione non sia più la mia missione. La missione non deve essere legata al volto, al personaggio, cioè non può limitarsi alla presenza del personaggio. La missione deve essere più grande del personaggio, cioè non deve finire con me, non deve iniziare, non deve finire con me. Se inizia in questo caso deve avere
seguito molto fuori la mia giurisdizione, il mio potere, e se io un giorno non fossi più coinvolto, deve sopravvivere attraverso altri. Altri devono prendere il mio posto, essere in grado di perpetrare questa missione e tutte le altre in futuro. Mi sono spostato prima in Palestina e poi a Samos, in Grecia, per seguire la tratta dei rifugiati, per capire quali sono le verità e quali sono le menzogne, cosa è propaganda di ciò che sappiamo, di ciò che sentiamo, e quello che ho scoperto è una realtà di gran lunga peggiore rispetto a quella che è la realtà indiana. Il campo rifugiati di Samos è un pozzo nero. Sull'isola io coordino il programma educativo di una classe di bambini dai 12 ai 14 anni. Anziché parlare io stesso della mia classe, voglio che siano i miei studenti a parlare di loro. Sono bambini di 12, 13, 14 anni che vengono dal Medio Oriente, la maggior parte sono siriani, tra cui alcuni curdi, Iraq, Afghanistan, Palestina. Questa è la mia classe. Insegniamo inglese, greco, matematica, biologia, geografia. Al venerdì facciamo workshop come arte, cucina. Ed è davvero un luogo che esula da quello che è la realtà del campo profughi. E adesso capirete perché. Come vedete, questo è il campo profughi di Samos. È un centro di ricezione e in quanto centro di ricezione è il primo step che queste persone affrontano nel loro viaggio della speranza in Europa. Rischiano la vita e poi arrivano qua. Il resto che vedete qua è Samos Town, Vathy, il resto di Samos. In questa cittadina vivono 6.000 persone, in questo buco ne vivono 2.000. Per cui capite quanto sia insopportabile la vita là. Il campo è incredibilmente sovraffollato, ci sono quasi 2.000 persone in un campo pensato per 700. I pasti sono irregolari, spesso di scarsa qualità, spesso insufficienti in quanto a quantità. Mancano le attrezzature igieniche, c'è una doccia ogni 200 persone, i bagni sono in condizioni orribili, c'è un rubinetto che eroga acqua 24 ore al giorno, uno solo per tutto il campo. Abbiamo avuto modo di distribuire vestiti caldi ai bambini solo la settimana scorsa, se non l'avessimo fatto questi bambini andrebbero in giro in maglietta e a piedi nudi a dicembre. Centinaia di persone, appunto perché questo campo rifugiati è pensato per 700 persone e ne ospita 2.000, vivono nei boschi, vivono con tende spesso comprate da loro stessi perché il campo non ha abbastanza tende da dare, per cui sono tende da campeggio, a volte non impermeabili, per cui si trovano a dover vivere al freddo fuori in tende in cui filtra l'acqua. E parliamo di famiglie, a volte famiglie con 6 bambini. E certo, ai bambini è legata all'istruzione vera e propria perché non hanno accesso a quello che è il sistema scolastico greco, di nuovo perché è un campo di ricezione, per cui è solo il primo step. Queste persone, quando sono a Samos, non hanno documenti. Quando hanno documenti vengono spostati, per cui mentre sono qua non hanno alcun diritto di accedere ad alcune delle infrastrutture che sono disponibili all'esterno del campo. Per cui la scuola è negata, ci sono scuole organizzate dalle no profit, come la mia, ma chiaramente non sono scuole vere e proprie, non c'è l'equipaggiamento che permette un'istruzione a cui siamo abituati noi. Abbiamo cercato di dare loro la possibilità di esprimersi, per cui tutto quello che vedete nelle prossime slides sono loro che parlano a voi. Voglio leggerlo con voi. Cosa amiamo? Amiamo la pizza, il cioccolato, il pollo, il gelato, amiamo bere il latte. Amiamo andare a scuola, i nostri insegnanti, scrivere, leggere, imparare l'inglese, giocare a calcio, a basket, amiamo andare al cinema, le nostre famiglie, amiamo i Dreamers. I Dreamers è il nome che loro stessi hanno dato alla nostra classe. Abbiamo avuto un voto democratico di cui sono molto fiero, perché non si sono scannati nel farlo, e abbiamo avuto modo di dare un senso di identità e di unità alla classe. E infine ci piacerebbe andare via da qui. Con questo io intendo mostrarvi che questi bambini sono 95% musulmani, vengono dal Medio Oriente, sono rifugiati,
E nonostante questo, sorprendentemente sono bambini come tutti gli altri al mondo, a cui piacciono le stesse cose, vogliono fare le stesse cose. Questa è la nostra classe, facciamo cucina, facciamo computer, e questo è quello che loro vogliono diventare. Vogliono diventare dottori, chef, insegnanti, artisti, poliziotti, muratori, architetti, maghi. È possibile che loro crescano e diventino persone felici, stabili, persone... insomma, è possibile che loro abbiano la vita che si meritano di avere in quanto esseri umani. Le due foto che vedete qua sono... la prima è una fotografia che ho ricevuto 2 giorni fa, la prima sera che sono arrivato in Italia. Questo è un mio ex studente, è un ragazzo di 16 anni che viene dall'Iraq, che ha provato a uccidersi 2 giorni fa per stanchezza, perché non ce la fa più a stare in questo campo. Mi ha mandato una foto. Mi ha detto che sono il suo unico amico lì, chiaramente non esserci è un motivo di grande pena per me. Ma il punto è che anche se ci fossi, il campo è un posto così orribile che avrebbe comunque fatto questo gesto. Il ragazzo sta bene, è stato salvato, ha ricevuto le cure mediche che dovrebbe ricevere. Il punto è che tentato suicidio accade spesso. La seconda foto è una foto fatta da un altro rifugiato, inviata a me. Tengo a specificarlo perché se spargesse la voce che ho fatto io questa foto andrei in galera, perché questa è la zona, è la gabbia, questa è la gabbia dove arrivano i nuovi arrivati e vengono ficcati per a volte 24 ore, 2 giorni di fila, a terra in questo corridoio sul cemento, ci sono famiglie e vengono ficcati qua con una bottiglia d'acqua per 2 giorni, cibo scarso, e qua è dove noi distribuiamo i vestiti. Noi siamo le prime persone che loro vedono una volta arrivati in Europa, e chiaramente questa zona è off limits, cioè non puoi avere documentazione di questa zona. Questa foto mi arriva da un altro rifugiato, da un rifugiato. Quando sono arrivato al campo più di 2 mesi fa, la situazione del campo stesso era orribile e lo è ancora. Quello che ho potuto fare però è, avendo avuto io esperienza di insegnamento in India per 4 anni, ho preso in mano questa classe di 12, 13, 14 anni. Questi bambini soffrono di PTSD, ovvero trauma, e chiaramente reagiscono in modo molto acceso a qualsiasi tipo di situazione. E non avere un sistema stabile, non avere una struttura, chiaramente li innescava ogni volta. Per cui quando sono entrato in questa classe mi sono detto ok, questo non può continuare. Pian piano ho assunto il controllo di questa classe, sono il coordinatore di questo programma educativo. Abbiamo introdotto un sistema di ricompensa, un sistema di punizione, perché questo che è necessario in questo posto. Questi bambini hanno bisogno di amore, struttura e un posto sicuro. Grazie ancora alle vostre donazioni abbiamo un sistema per cui non solo insegniamo, ma ci troviamo anche a mangiare insieme. Siamo andati a mangiare la pizza ogni 2 giorni. Abbiamo un momento di ritrovo con la Nutella, il pane, il succo, per cui non è solo scuola sterile, è una comunità, è un punto in cui loro sanno di poter venire e trovare persone a cui frega. E questo è importante perché, a differenza dei nostri bambini, questi bambini vivono con la certezza che nessuno al mondo abbia a cuore la loro incolumità, a parte i loro genitori, e in certi casi nemmeno. Uno dei miei più personali successi è aver portato un orfano nella mia scuola. Questo bambino ha perso entrambi i genitori in Siria, è qua con gli zii, e gli zii sono tra le persone peggiori che io abbia mai incontrato. La zia è assolutamente... È una storia molto da Cenerentola. La zia è la matrigna cattiva e lo zio è una persona che io tratto con grande, grande cautela. Quando sono vicino allo zio io sono sempre molto carino, perché lo zio è una persona con cui non vorrei trovarmi di notte. E lo zio addirittura dice a questo bambino di non venire a scuola. Insomma, quale genitore, quale guardiano dice questo a un bambino? E questo bambino viene ogni giorno a scuola perché sa che c'è una struttura stabile e che è pensata per il suo bene.
è importante creare questo sistema che ridia, che ripristini in loro la consapevolezza di potersi fidare di un altro essere umano. Ci sono problemi con i minori non accompagnati, che dovrebbero essere il settore più protetto, invece sono soggetti a violenze da parte della polizia, da parte di altri rifugiati, per cui è un ambiente molto traumatico. Cioè, questi bambini arrivano da un passato di grande, grande trauma, grande, grande violenza, avrebbero bisogno di supporto psicologico adesso, non solo non lo ricevono, ma ricevono trauma aggiuntivo. Portare un orfano nella mia scuola e scrivere un bambino rifugiato nella scuola greca è stato un'impresa, è stato andare lì nella scuola tutti i giorni con questo bambino, con i suoi documenti, andare ogni giorno, rompere i coglioni, ok? Cioè fare in modo che queste persone non volessero più vedere la mia faccia, per cui dicessero ok, lo prendiamo. Di nuovo è stato unire le forze con giornalisti italiani, di nuovo è una goccia nel mare, ma quello che non ho spiegato forse è che quello che facevo io, contattare i giornalisti, cercare di organizzare interviste, tutti i miei colleghi lo facevano. E non solo nella mia organizzazione, ma in altre organizzazioni. I miei colleghi vengono da 20 paesi diversi, per cui c'erano 20 paesi che a un certo punto, quasi in contemporanea, hanno cominciato a scrivere di quanto fosse un posto di merda questo campo. Avere tutta l'Europa che a un certo punto parla di quanto il governo greco stia facendo un casino, il Guardian e il País, ha fatto in modo che dopo una settimana che questa raffica di articoli fossero pubblicati, la gente cominciasse a essere spostata. Cioè per tutta un'estate questo campo era iper sovraffollato, la gente non era pagata, i funzionari statali non erano pagati, per cui nessuno veniva trasferito, i documenti rimanevano congelati e nel giro di una settimana persone venivano spostate praticamente ogni giorno. E questo è incredibile, perché vi dimostra come un altro mito, ovvero che qualunque cosa tu faccia non ha importanza, che nulla si può cambiare, che lo fai a fare, tanto non serve a niente. Non è vero, perché anche una condivisione sui social, se viene fatta da una persona, forse no, ma se viene fatta da una persona per 1000, per 10.000, cambia le cose. Perché la gente non può ignorare altra gente che urla e dice no, non sotto i miei occhi. E questo è il significato. E avere molte persone che l'hanno fatto ha assicurato che il governo greco fosse messo sulle spine e agisse. Non c'è bisogno di andare in India o in Grecia o ovunque per aiutare gli altri. Noi tutti abbiamo le nostre vite, abbiamo compiuto le nostre scelte e abbiamo le nostre responsabilità. Questo però non ci impedisce di unirci e aiutarci l'un l'altro per aiutare chi sta veramente male. Ho aperto questa raccolta fondi, per cui io chiedo fondi solo quando c'è qualcosa da finanziare, la cena, le tende, il proiettore. Il punto non è avere qualcosa di tecnologico, di sofisticato, il punto è avere qualcosa di abbastanza stabile, in modo che questa classe, questo sistema che io ho creato, non si sgretoli mentre io lo tramando. Allora, uno dei problemi principali nel campo è l'odio etnico, specialmente tra arabi e curdi. I bambini entrano nel mondo odiandosi a vicenda per qualcosa che loro non capiscono. Ero in questo centro di apprendimento, aspettavamo che arrivassero tutti per andare in pizzeria e l'atmosfera era così rilassata, così felice, perché per loro mangiare fuori dal filo spinato era una cosa così rara, ed erano così felici per una maledettissima pizza che mi sono girato e c'era uno dei bambini arabi coinvolto nel litigio e uno dei bambini curdi coinvolto nel litigio di 20 giorni fa. Io ho visto il bambino arabo saltare addosso al bambino curdo e il mio istinto su dei piedi era afferrarli e strapparli l'uno all'altro. Un secondo dopo mi sono accorto che il bambino arabo stava coprendo di baci il bambino curdo e io mi sono detto wow, è stato davvero uno dei momenti più belli della mia vita, perché mi sono accorto che il nostro lavoro, per quanto pieno di alti e bassi e di delusioni e di apparenti fallimenti, alla fine porta a qualcosa. E questo è incredibile, come quando Dacian dell'orfanotrofio si è laureato, il primo di tutta una generazione, il primo di una comunità. Questo, che io sappia, è il primo caso di comunione tra due etnie, e accade qua, e accade sotto i miei occhi, e accade grazie al nostro lavoro, perché questi bambini si sentono al sicuro, abbastanza al sicuro da potersi lasciare andare.
tornare bambini. Spero che in questo modo la frase con cui ho aperto questo incontro, celebrare la vita e farne il miglior uso possibile, abbia un significato più profondo, che non sia solo una frase da baci perugina, ma abbia un valore più totalizzante, che davvero sia un messaggio per cui tutti noi possiamo avere una parte in quello che è il mondo che vogliamo lasciare in eredità e, perché no, vivere noi stessi. Grazie.